DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Manocalzati, nei pressi di Avellino Est. La neve bianca come il sale, la neve è fredda, la notte è nera, ma per i bambini è primavera. Soltanto per loro, ai piedi del letto, è fiorito un alberetto. Che strani fiori, che frutti buoni, oggi sull'albero dei doni. Bambole d'oro, treni di latta, orsi dal pelo come dovatta. E in cima, proprio sul ramo più alto, un cavallo che spicca il salto. Quasi lo tocco, ma no, ho sognato, ed ecco adesso mi sono destato. Nella mia casa, accanto al mio letto, non è fiorito l'alberetto. Ci sono soltanto i fiori del gelo, sui vetri che mi nascondono il cielo. L'albero dei poveri sui vetri è fiorito, io lo cancello con un dito. Così recita una delle più belle filastrocche di Natale di Gianni Rodari, che fa riflettere i bambini sui regali sotto l'albero e sul significato di albero di Natale. Ma la vera riflessione devono farla gli adulti. Se il Natale è famiglia, bambini e tante cose buone, c'è chi tutto questo non lo ha mai avuto oppure lo ha perso. Sono i poveri che purtroppo continuano ad aumentare, persone che anche nel giorno di festa più importante dell'anno dovranno fare a meno di ciò che per tanti di noi è invece normalità. Padri più poveri, madri sempre più angosciate e i bambini la cui infanzia spesso è fatta di elemosine. Carlo Mele, purtroppo con il passare dei mesi aumenta la povertà. Questo sarà un Natale particolarmente critico, ma si nota una crisi non solo economica. Non è una crisi economica, perché quella chiaramente si riesce anche a gestire e a supportare. Il problema è questa crisi che è di valori, crisi anche di identità, crisi di disperazione. Quando si parla di problemi che vanno ben altro, le mancanze delle cose pratiche, i soldi, il lavoro, a volte anche la casa. Ieri abbiamo fatto l'ennesimo appuntamento con le istituzioni, il pranzo con le istituzioni, e si notano sempre più italiani che sono per strada. Allora su questa cosa io vorrei che lancio sempre lo stesso appello, lo so, però noi dobbiamo cominciare a prendere consapevolezza. La Chiesa non si può sostituire, non si può, perché capisco che è forse l'unica risorsa che ha la comunità, meno male che c'è, che ci sono delle porte aperte dove comunque si può parlare, si può confrontare, ci si può anche sfogare a volte. Capita spesso qui che si apre il portone il pomeriggio e sempre di più vedi questa malattia mentale che diventa uno dei problemi assillanti di questo nostro territorio. E passare senza notarle queste cose non ci fa chiaramente diventare consapevoli del malessere. Vogliamo dire che stiamo bene, ma forse neanche chi sta bene starà bene. Io vorrei invece che una comunità si faccia carico dei più deboli. Il Papa sempre di più ci chiede di essere prossimi, di essere attenti. Se siamo credenti, questo è un paese di credenti, no? Poi il Sud ancora di più questa percentuale. Però come lo manifestiamo? Come siamo attenti a quelli che sono nella sofferenza? Se noi diciamo che sono fratelli, li dovremmo considerare fratelli, invece sempre di più restano soli, disperati, abbandonati. E allora l'appello è sempre questo: cerchiamo di mettere insieme le forze. Cioè, adesso anche Avellino vive questo ennesimo gap, anni che non si è programmato, non ci sono risorse per
i servizi sociali. Ma come riusciamo? Cioè, mettiamoci veramente con l'impegno, il Natale almeno ci dia questa speranza, io dico anche per i ragazzi, no? Che hanno investito molto nella formazione, nello studio, i genitori hanno speso tutto quello che avevano per loro, e però dal rapporto nazionale emerge sempre di più che sono loro gli ultimi, i giovani sono gli ultimi. È una società in cui esce questo referto. Che speranza ha? Che speranza? I nonni fra poco sono ottantenni, novantenni, ma quando non ci saranno più, già siamo a natalità zero, con chi ci andiamo a confrontare? Allora è un po' di impegno, cioè il paese si salva se tutti ci mettiamo insieme e cerchiamo di costruire il benessere. Se ognuno diventa egoista e pensa a casa sua, potrà stare bene oggi, domani, ma dopodomani no. Che situazione lei registra in città? In città c'è un po' di abbandono, c'è un po' di abbandono. Io sono sempre, quando vengo con lo scooter elettrico, vedo sempre questi migranti che chiedono la carità. Dico, ma voi non siete venuti a chiedere la carità? Chi vi ha dato questa opportunità? Perché si creano poi storture, cioè già era disperata la nostra città, adesso ancora di più. E allora il lavoro diventa, cioè l'elemosina diventa il primo lavoro che si può fare in città, perché poi nessuno nega i 50 centesimi, però a fine giornata uno che chiede la carità fa dai 25 ai 40 euro al giorno. Allora mettiamoci tutti a chiedere la carità. E cosa succede? Che succede in questo paese? Allora la situazione è che bisogna dare una prospettiva, cerchiamo di programmare, soprattutto questo è quello che diciamo, i report che la Caritas fa, e dire questo è il malessere, come lo possiamo curare? Certamente non da soli, però curiamolo insieme e cerchiamo soprattutto di comprare i medicinali che servono. Non inventiamoci le cose, non pensiamo che siccome arrivano i soldi europei, arrivano i soldi regionali, allora facciamo progetti e basta, perché poi c'è da mantenere un sistema, c'è la clientela, c'è il politico di turno che ha bisogno di sostenere le sue candidature, l'anno prossimo si voterà in molti comuni. Che senso ha? Di quanto sono aumentati più o meno gli avellinesi che bussano alla sua porta e soprattutto cosa le chiedono nel quotidiano? Che la porta, queste sono le porte della chiesa e noi abbiamo una serie di servizi. Io mi dico, l'altra domanda che mi faccio, come mai le istituzioni che hanno risorse 40 volte in più di quello che ha la chiesa, perché la chiesa investe tutto l'8 per mille che ha e cerca soprattutto il supporto del volontariato. Ieri alla mensa c'erano 90 volontari. Com'è che le istituzioni che hanno grossi possibilità non riescono? Cosa chiedono? Quindi sono sempre di più, ti dicevo, italiani, sempre di più disperati, perché il lavoro chiaramente è quello che manca. E come lo si può creare? Certamente non lo si inventa, però gli si può dare sostegno. E poi adesso anche la questione della casa. Adesso molti cittadini avellinesi hanno ricevuto la tassa per la spazzatura, no? Dice, ma noi non mangiamo, dobbiamo pagare la tassa per la spazzatura. E le tasse dovrebbero avere dei servizi in contraccambio. Io, tu paghi le tasse, io ti sostengo perché hai delle difficoltà di natura sociale, sanitaria, economica. Invece le tasse mantengono gli strumenti locali, quindi le istituzioni locali. Allora dobbiamo stare a fianco soprattutto di queste persone. Io direi, abbiamo sperimentato questo progetto di camminare insieme con gli operatori volontari nostri e gli operatori degli ambiti. Non c'è stata una grande risposta. Spesso questo fatto che c'è la Caritas, tanto c'è la Caritas, provvede la Caritas. Ma immaginiamo questa città, questa diocesi senza la Caritas. A chi? Da chi vanno? Allora non è tanto il numero, è tanto capire questa città, questo territorio, che male ha.
Allora i politici qua hanno veramente il dovere di calarsi da dove stanno e di vivere. C'è chi sta senza casa e allora possono sperimentare una notte a fare il volontariato di noi, da noi ad accogliere le persone senza casa e si rendono conto. Possono venire come hanno fatto ieri e vedere ma come questa gente perché viene a mangiare qua. E così per altre cose. Nel giorno di Natale qual è il grido di allarme che si solleva dalla Caritas? Più che il grido d'allarme è il solito annuncio, no? Il Signore viene a Natale, la notte nasce. E la notte ogni giorno noi vediamo un povero che incarna Gesù Cristo. Poi a Natale nasceranno anche dei bambini e nasceranno anche in contesti in cui tipo la famiglia di Bletemle non ha niente, forse non avrà manco la casa e nasce questo bambino. E dove siamo noi? Allora la testimonianza che ci viene chiesta è quella di io ci sono, cioè Gesù ci ha chiesto di esserci, non di fare chiacchiere. Le chiacchiere le lasciamo ai filosofi, a quelli che studiano, a quelli che pensano di risolvere con le lezioni teologiche o teoriche. Qua bisogna sporcarsi le mani. Sporcarsi le mani non solo a Natale, non solo a Pasqua, in tutti i giorni, perché l'incontro è obbligatorio se uno vuole essere credente. Se dice credente, perché a Natale sicuramente andremo tutti a messa. Allora quella giornata dedichiamola a questo Gesù che viene, che però uscendo dalla chiesa troviamo fuori, troviamo nelle carceri, troviamo nelle case di cura, non abbiamo chance, cioè non possiamo dire ma io non l'ho visto, tu l'hai visto, lo puoi incontrare dove vuoi. Allora questo è l'appello e l'augurio soprattutto, non nascondiamoci dietro l'elemosina va bene perché in quel momento uno si sente sollevato di aver fatto un gesto, però l'elemosina a volte ti fa lavare le mani, dice ho fatto il mio gesto, mo se la vede un altro, non è compito mio, invece perché sei credente è compito tuo. E allora anche l'elemosina deve essere lo strumento per intessere dei rapporti, per allacciare soprattutto quel senso di appartenenza, io sono cristiano, gli altri ci riconoscono per questo e forse anche per questo c'è questa grossa diversità, no? Forse noi non preghiamo come gli arabi, però noi dobbiamo essere più attenti. Allora in questa cosa dobbiamo essere capaci di avere questa identità chiara. Il Signore ci ha detto io sono in mezzo a voi, non ci ha detto sono in cielo, che sono solo in cielo, ci ha detto sono in cielo, in terra e in ogni luogo. E questo è l'appello, cioè rendiamoci più partecipi, soprattutto del benessere della comunità. Se il nostro contributo, come dice Madre Teresa, è una goccia, però tante gocce fanno l'oceano e allora vedi, le cose cambiano. Non ci tiriamo fuori dal gioco, dalla responsabilità, non diciamo io che posso fare. Ognuno di noi può fare la sua parte e questa cosa ci deve accomunare in un progetto comune. In città a dare un aiuto a queste persone ci pensano la Caritas e la mensa Don Tonino Bello, dove quotidianamente vanno a mangiare 60 persone, 20 quelle che vanno a dormire. Molti di più invece sono coloro che due volte a settimana vanno a farsi la doccia oppure a ritirare vestiario e scarpe. Liberato Femina, lei è il direttore della mensa dei poveri. Nel corso di questi anni cosa è cambiato? Sono cambiate molte cose. Soprattutto è cambiato il rapporto dell'essere cristiani, il rapporto dell'essere solitari, il rapporto della vera condivisione del momento critico in cui noi stiamo vivendo. Aumenta sempre una povertà manifestata e una povertà non conosciuta, per la dignità della persona che si trova in difficoltà. Da noi vengono diverse persone, a pranzo ne abbiamo 60-70 e poi abbiamo tutti i posti letti completi per un totale di 20 posti.
noi ci stiamo qui a disposizione non solo per dare a loro la possibilità di un pasto caldo, ma soprattutto di fare un'accoglienza, di essere di supporto a queste persone, di dare soprattutto una speranza per il futuro. Chi è il povero che si rivolge alla mensa o al dormitorio? È colui il quale si trova in difficoltà o perché vive da solo e non ha un'abitazione, o perché soprattutto in quest'ultimo periodo sfrattato, senza casa, e noi qui troviamo anche difficoltà ad accoglierli perché non abbiamo questa grande disponibilità, e soprattutto coloro i quali vivono in difficoltà economiche, che in questo periodo dove manca il lavoro, dove le istituzioni sono un po' lontane da questo problema, dove c'è un... e noi siamo cristiani, e il Papa Francesco più volte in quest'anno, che è stato l'anno del Giubileo della Misericordia, ha parlato di questo problema. Aprite le porte significa che dobbiamo aprire i nostri cuori, dobbiamo aprire le nostre possibilità, e anche il singolo, direi, non solo la mensa, ma anche il singolo cittadino potrebbe dare una mano a queste persone che si trovano in difficoltà. Queste persone che oggi sono vostri ospiti, per la maggior parte, ieri chi erano invece? Molti quei stranieri vengono, gli immigrati vengono da fuori, quindi è un periodo particolare, critico, e tutti conoscono la loro situazione, e anche noi. Però il problema è questo: noi non siamo un'istituzione, non è che abbiamo delle regole o degli impegni se non quelli cristiani e morali. Cerchiamo di soddisfare le loro esigenze per poter dare, ho detto, quella tranquillità soprattutto, ma quell'amore, quella disponibilità, quell'affetto e soprattutto il vivere, il mangiare e il dormire. Parliamo di persone di media età, nel senso che ci sono anche gli ormai tristemente famosi nuovi poveri, e di questa categoria fanno parte ad esempio i genitori separati, e imprenditori o altre persone che purtroppo sono cadute in disgrazia. Nello specifico non le so dare una risposta, perché non conosco effettivamente questa difficoltà ad essere a questa nuova povertà, perché qui è mensa, arrivano da noi, dai centri di ascolto, dove loro lì manifestano il loro disagio. Se sono italiani vanno al centro di ascolto Zaccheo, se sono invece stranieri al centro di ascolto va bene. Lì ci sono dei responsabili e quindi conosco la vera situazione della loro situazione familiare. Per quanto riguarda i posti letto, la situazione è diversa, perché parliamo di soli 20 posti disponibili. Avete 10 uomini, 6 donne, e fino a poco tempo fa avete ospitato anche una famiglia. E questo è il problema che io mi dà tristezza, che molte volte di sera bussano diverse persone, e noi per esigenza e per la disponibilità dei posti che abbiamo, alcune volte siamo costretti a dire di no, e molte volte cerchiamo anche di andare oltre, ma non abbiamo la possibilità se non quella di amareggiarci per questo problema che tanto e tanto ci sconvolge. Che questa è una struttura della Caritas, fa quello che può, questa è la disponibilità, questi sono i posti per noi, potremmo ospitare tante persone, ma non è consentito poterlo fare. Sono aumentati, e non di poco, gli italiani che si rivolgono a voi, ma non per voler sottolineare che magari era più giusto che fossero gli stranieri ad essere poveri, ma questa inversione di tendenza è un ennesimo campanello di allarme. Noi conosciamo tutti, attraverso le informazioni e le conoscenze dirette, che oggi si vive una vera povertà, e questa povertà ha colpito molti italiani. Ha colpito chi non ha il lavoro, ma soprattutto quello che io noto, ed è grave questo problema, per chi aveva il lavoro e poi in seguito l'ha perso questo lavoro. E questi si trovano con veramente una difficoltà, non soltanto quella del mangiare, ma quella anche di avere un posto dove dormire, di avere una sicurezza per il futuro, di avere una certezza per i propri figli. Questo è veramente un problema grave.
Anche perché a loro poi si aggiungono, appunto, a proposito di famiglia, i bambini. Gli ultimi dati dicono che i nuovi poveri sono in particolar modo i bambini, il nostro futuro. Il bambino è conseguenza della situazione familiare e ce ne sono molte in difficoltà, perché ho detto è una società che cambia, una società che va verso un modo di vivere diverso, quindi c'è una povertà effettiva che si vive tutti i giorni, ma c'è anche una povertà per una futura convivenza, cioè il lavoratore non è più sicuro del domani, si incomincia già a preoccupare oggi, a creare una situazione familiare che desta molta preoccupazione a noi e a loro soprattutto. Oltre ad un pasto, a una cena calda, voi, come abbiamo già detto, offrite anche, laddove ce n'è appunto la possibilità, un posto letto. Poi ci sono anche altri tipi di servizi come le docce il martedì e il giovedì, la distribuzione degli abiti il giovedì e il venerdì. Fa davvero riflettere il fatto che non ci sono persone che addirittura non possono consentirsi di farsi una doccia calda o comprarsi un pantalone. Questo è un servizio che soprattutto io lo faccio con grande disponibilità, perché vedere in una situazione di alcune persone, soprattutto quelle che stanno in mezzo alla strada, senza il minimo, la minima possibilità di avere un'igiene personale o di avere dei vestiti decenti, io ho istituito questi due servizi proprio per questo motivo, perché a dare a loro la possibilità di togliere quei panni, perché quando vengono a farsi la doccia io faccio cestinare i panni che loro hanno addosso e diamo quello che ci viene offerto dai cittadini con buona volontà e con tanta disponibilità. Noi riusciamo a dare questo servizio anche a chi ne ha bisogno. Di quanto è aumentata, secondo lei, la povertà in città, in Irpinia? Da quello che mi risulta è quasi 30-40% in questi ultimi anni che sto in questa struttura. Secondo lei, un appello anche per fare in modo che i vostri servizi possano incrementarsi e quindi dare la possibilità a più persone di rivolgersi a voi? Lei, un appello in questo senso a chi vuole rivolgerlo invece? A tutti coloro che amano, a tutti coloro che hanno il senso dell'essere fratello. Non a caso questa mensa si chiama Casa della Fraternità Monsignor Antonio Forte, ex Don Nonino Bello. È stato cambiato proprio per questo nuovo scopo, cioè di noi di aprire e considerare l'altro, non l'altro diverso da noi, ma l'altro in condizioni diverse. Quindi è sempre un cristiano, è sempre colui quale ha tanta speranza, e noi questa speranza e quest'amore, questa fratellanza e questa disponibilità non la dobbiamo mai perdere. Il cittadino come può aiutarvi? Il cittadino può aiutarmi in tanti modi. Il superfluo che c'è in casa, soprattutto ricordarsi di questa realtà, ahimè forse proprio nella città di Avellino poco conosciuta, non lo so perché, poco conosciuta e poco disponibile a dare un aiuto a queste persone, non perché non sentono il problema, perché forse non conoscono questa realtà. Quindi come possono fare le persone che in questo momento ci stanno ascoltando, se volessero dare un proprio contributo, cosa devono fare? Venire qui, venire a via Morelle e Silvati, Casa della Fraternità Monsignore Antonio Forte, dove le porte sono aperte 24 ore su 24, e dare quello che per loro possono dare, dai vestiti, dalle scarpe, dal mangiare, qualsiasi cosa. Noi abbiamo disponibilità ad accettare, ma soprattutto esigenze di tutto ciò che può servire per una dignità di una persona.
Ad alcune di queste persone viene offerto il pranzo, la cena, un posto dove dormire, una sorta di miracolo che avviene grazie ai volontari, uomini e donne che cucinano, lavano, stirano, distribuiscono capi di abbigliamento e, cosa sicuramente più importante, danno loro ascolto. I volontari tolgono tempo alle proprie famiglie ed anche a se stessi per dedicarsi al prossimo. Questi speciali doni portano le firme di Antonio, Angela e Silvana. Antonio, lei è praticamente il pilastro della mensa dei poveri. Il cuoco della mensa, ecco. Se non ci fosse lei, chi cucina? Lo so, per il momento ci sono io, cucino io e cerco di fare il mio meglio possibile. Lei tutti i giorni prepara? Tutti i giorni, diciamo 5 su 7 sono qui. Prepara il pranzo? Secondo tutto ciò che concerne il pranzo per i giornalieri, diciamo, ecco. Il piatto che gli ospiti preferiscono più, lei ha scoperto qual è? No, non è che preferisco, io cerco di fare sempre il mio meglio, di creare sempre il piatto quanto più saporito è possibile, per farlo nei migliori dei modi, quello che poi divengono tutti saporiti, perché se il cuoco ci mette la volontà, ci mette il cuore, ci mette l'amore, automaticamente viene il piatto buono fuori, o che sia una pasta asciutta, che sia pasta e fagioli, o che sia pasta e patate, viene sempre un piatto ottimo. Antonio, ci dica però il menù tipo della mensa dei poveri, qual è? Allora, il menù tipo, diciamo, andiamo con un pochettino sul tradizionale, diciamo che il lunedì si aggira sul pasta e fagioli, pasta e patate, poi passiamo a martedì con la pasta asciutta, se ben ricordo, forse non lo ricordo che tu sei giovanissimo, i nostri avi, i nostri vecchi facevano la pasta asciutta il martedì, il giovedì e poi passavano la domenica, e cerchiamo di fare pure noi così, mantenere questa tradizione. Il mercoledì cosa prepariamo? Mercoledì non so, di pasta lenticchie, se non facciamo pasta e fagioli il lunedì la facciamo il mercoledì, alterniamo un pochettino questa, oppure se ci fossero delle verdure facciamo la scarola con i fagioli, dei broccoli saltati con qualche alice dentro, insomma, questa roba qui. Il tutto ovviamente con i nostri prodotti, i prodotti irpini che restano i migliori. Ma sicuramente, logicamente anche a volte ci fidiamo anche dei prodotti che arrivano dai supermercati, a quel punto là cerchiamo di prendere sempre la nostra roba italiana. Ecco. Provvede lei? No, non io, se il magazziniere, diciamo così che... No, dico, provvede lei quando si tratta poi il momento di cucinare, a renderli più appetiti? Sì, è logica, dipende dalla bravura, ho detto poco anche del cuoco, di rendere il piatto quanto più saporito possibile. Ma come tutti i cuochi che si rispettano, Antonio ha il proprio segreto in cucina? Segreto non direi, perché ogni cuoco ha i suoi segreti, ogni piatto ha il suo segreto, per cui non è che è tanto facile dire i suoi segreti, ogni piatto ha il suo segreto, ogni piatto si segue qualche ingrediente che non lo dice mai nessuno, questo è il cuoco. Lei non lo vuole svelare? Ma non lo svelo, oppure se lo svela lei, no? Io gli dico di mettere un grammo di sale, ma lei se ne mette un grammo e mezzo. Ho detto lo stesso, abbiamo messo il sale, però lei ha sbagliato, io ho messo il giusto, no? Per dire una delle tante. Nei giorni di festa cosa si diverte a fare, Antonio? Il giorno di festa sempre qui facciamo pasta al forno, non sempre. Quando capita che abbiamo gli ingredienti opportuni devi fare una pasta al forno, la facciamo tranquillamente. Ho un bel pollo al forno con patatine, oppure qualche pochettino di piselli, insomma dei contorni bene abbinati al pollo che andiamo a fare. Signora Angela, lei è una collaboratrice del signor Antonio, insieme al quale prepara mediamente per i poveri circa 80 pasti, per gli ospiti ha ragione, circa 80 pasti al giorno tra pranzo e cena. Esatto, sì, è proprio così. Quello che le posso dire è che gli ospiti, mi dispiace che non ci sono in questo momento perché sono contentissimi, quindi ogni giorno quando mangiano fanno i complimenti al nostro cuoco e a tutta l'organizzazione che insomma ci prodighiamo per loro. Ecco, cosa vuol dire per lei aiutare comunque delle persone che sono in difficoltà? Che soddisfazione le dà? Sono felice di rendermi utile. Un appello a chi, come lei, come tanti, si potrebbe rendere utile? Sì, 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 sì. Però voglio dire che non sono la sola a venire qua, siamo in tante, ecco. Lei mi sento un po' commossa.
Lei praticamente, come tante altre persone che sono qui, dedica parte del suo tempo? Certamente, io vengo un giorno alla settimana, dalla mattina alle 8:30 fino all'1:30. E quindi faccio di tutto, mi alterno fra cucina, lavanderia, perché qua ci sono pure altri servizi. Infatti mo da là sto venendo, perché laviamo le cose degli ospiti, quello che si sporca in cucina, fra biancheria e robe varie, insomma, per tenere sempre tutto lindo, in ordine e accogliente. Giustamente a fine giornata lei sicuramente si sente soddisfatta? Sì, contenta, contenta di essere stata utile. Signora Silvana Di Benedetto, lei è una delle tante collaboratrici qui alla mensa dei poveri, addetta in particolar modo alla distribuzione degli abiti. Quante persone due volte a settimana si rivolgono a lei? Variano da settimana a settimana, a volte c'è un'affluenza maggiore, ci sono molte persone, in effetti sono aumentate, ultimamente si sono pure triplicate le persone che vengono a prendere gli abiti. Tra questi una volta erano più diciamo gli stranieri, invece adesso sono più gli italiani, maggiormente di più gli italiani, abbiamo fatto un calcolo, sono molto di più gli italiani che vengono. Tra gli italiani immagino che la maggior parte di persone saranno donne. Anche uomini, uomini soli che non hanno più famiglia, oppure ragazzi che hanno bisogno, comunque lavoro non se ne trova e quindi non possono vestirsi. Poi se, anche se vengono delle donne, queste donne vengono per tutta la famiglia, a volte hanno famiglie numerosissime, ci sono persone che hanno 7-8 figli. Quindi non è così facile pure per trovare 7-8 paia di scarpe per tutti i figli, vari numeri, insomma ci vuole un po' di pazienza e ci vuole tanta collaborazione da parte di tutte queste persone buone che, di Avellino e anche zone intorno all'Avellinese, ecco, arrivano. La prima cosa che le dicono queste persone quando si trovano di fronte a lei qual è? Mi sorridono, questa è la prima cosa e io sorrido, questa è la prima cosa. Buongiorno e un bel sorriso, perché bisogna accoglierli sempre con un sorriso e farli sentire come a casa loro, senza far sentire insomma le difficoltà e anche la vergogna a volte pure per dover prendere della roba insomma usata. Che soddisfazione le dà nel momento in cui, che soddisfazione prova nel momento in cui sa che sta aiutando delle persone? Allora, io faccio questo lavoro dal 2000. Non ero addetta alla distribuzione, ma nella cucina, nella mensa. Poi con il passare degli anni ho aggiunto la mensa, perché faccio anche la mensa martedì mattina e giovedì sera, ho aggiunto anche questi altri due giorni alla settimana. Le posso assicurare che io sono venuta esclusivamente per i poveri, non sto qui a spiegarle il perché e per come, però avevo chiesto dal Signore Gesù 2 anni proprio che volevo servire, volevo servire il Signore attraverso le persone, e mi ha fatto trovare grazie a Lui questo posto, e sono loro che danno a me. Ho scoperto questo, che sono loro che danno a me. Io posso dirle solo una cosa: io senza di loro non saprei più vivere. Questa è la cosa realmente che le dico col cuore, perché lo faccio con tutto l'amore e con tutto il cuore. Ci metto proprio la mia anima. Tanto è vero che alcuni di loro sono molto arrabbiati perché sono nella difficoltà, altri mi abbracciano, mi baciano, pur avendo le difficoltà, però sanno gestire meglio la difficoltà, quindi mi abbracciano, mi baciano, e questa è la mia grande soddisfazione. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Thank you.